vocazioni. Quando si può forare il muro con lo sguardo e immaginare la vita fuori dal muro e vederla, si è uomini di cinema. Quando si può fissare il muro e oltrepassarlo con lo sguardo e vedere bene il dettaglio più forte del mondo che è fuori, si è pittori. Quando si sente il muro con le dita, quasi senza toccarlo, e si capisce anche cosa esiste dall'altra parte del muro, si è scultori. Quando forare il muro con lo sguardo è meno importante dell'immaginare mille movimenti di piccole e grandi cose a partire dal muro, si è architetti. Quando fissare il muro per ore porta alla disperazione, ma non impedisce di raccogliersi, si è uomini di religione. Ma se quando senti il suono del muro sei capace di scriverlo senza impazzire, tu sei un poeta e un musico. Il problema, scrivere il suono che è fisso nel muro. Guardo come una folla guarda se stessa. Esisto, quindi sono. Ha scordato che poteva trattarsi di una visita a un pianeta vicino e non di un matrimonio. Peggio per te, penso di me. Peggio per te che dovevi viaggiare e ti sei fermato. Peggio per te che troppo sei stato presso Calipso e troppo poco presso te stesso. E Penelope non l'avrai. C'è colpa, è l'autunno, non è più tempo per il mare. Scrivevo di andarmene dentro il mio cuore. Fuori l'aria era ferma, nessun rumore entrava nei miei pensieri. Esco un attimo, tesoro, spero di ritornare. La notte è buona per lanciare il chiostro. Ogni secondo una visione di un diverso saltello. Hop! Abitandomi per abitudine, ho scordato l'angoscia. Abitandomi addosso, ho inventato teoremi. Abitandomi contro, ho composto elegie. Manca un pensiero finale. Thank you.